Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna e siamo a proporvi una nuova puntata del nostro percorso della salsa portoricana. Oggi presenteremo i passi base del crossbow di Lee. Iniziamo con i passi da uomo. Aggiungo una piccola particolarità: man mano che stiamo andando avanti nel nostro percorso, ogni tanto cercheremo di darvi degli input. Quindi, quando vi abbiamo parlato nelle varie basi di spostamento di peso, ora aggiungiamo anche un altro piccolo particolare. Quando spostiamo il peso, il ginocchio flette leggermente. Voglio dire questo, guardate, sposto il peso e il ginocchio del peso che riceve il peso è leggermente flesso. Questo perché? Perché una volta che flette, poi quando ci sarà il nuovo cambio di peso, stendiamo il ginocchio e andiamo a portare il peso sull'altra gamba che fletterà. Comunque, in ogni caso, bando alle ciance e vi faccio vedere i passi base del crossbow di Lee. Quindi, sempre per quello che riguarda l'uomo, comunque. Inizio, l'uomo, sì, sì, beh, l'abbiamo preso. Noi dopo, donne. Noi dopo volevo dire agli amici di Playa Latina Web TV che l'uomo nel ballo dovrebbe comandare. Io non riesco a comandare neanche nel ballo perché... Aio. Aiuto! Anzi, mi inserisco eventualmente fra un respiro e l'altro di mia moglie. Comunque, iniziamo. 1, 2, 3 apertura, batto il 5, 5, incrocio il 6 e avanzo col 7. Passo la parola a Loretta. Allora, donna, logicamente mentre l'uomo ti porta a fare questo, anche tu dovrai fare i tuoi passi, logicamente. Quindi, cosa succede? Per la donna i primi tre passi sono i passi della base mambo. Per noi è semplicissimo. Quindi, 1, 2, 3. Attenzione, arriva la cosa complicata. 5 avanti, 6 inizio a girare verso sinistra, 7 porto il mio piede sinistro indietro. Allora, come diceva prima Claudio, questi sono i passi base, logicamente sono passi che poi vengono eseguiti in coppia e ci sarà un comando particolare per farveli eseguire. Non è che tutto ad un tratto ci prende il matto e noi a donne andiamo di là. C'è sempre un comando che l'uomo ci darà per farci capire quello che vuole farci fare. Ecco perché diceva che nel ballo dovrebbe comandare l'uomo. Non succede sempre, però dovrebbe essere così. Rifacciamoli insieme un attimo, prima la donna, poi l'uomo, gli stessi passi del crossbow di Lee. Prima la donna, quindi 1, 2, 3, avanti, mi giro, mi giro. Cominciamo a entrare nel complicato, logicamente, perché man mano che andremo avanti, ragazze mie, dobbiamo cominciare a ballare, non è che possiamo fare tutta la sera le basi sul posto, dobbiamo iniziare a fare qualche figura. L'uomo, i suoi passi del crossbow di Lee, quindi 1, 2, apro, 3, marca cinque, sul posto, cinque, incrocia, 6 e apre. Sette. Spero che siamo riusciti a seguirli bene, perché la prossima volta vedremo invece tutto questo fatto in coppia e con il comando giusto per poterlo eseguire. Ok? Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.